Ancora buona serata amici d'Ortica Soci, in diretta da Piazza Rossellini, dove c'è uno spettacolo particolare con tanti ospiti. Uno lo riconoscete perché questa maschera ha fatto la storia della musica, è con noi Anonimo Italiano, benvenuto alla Dispoli. Benvenuti, grazie a voi, è stato, ecco, abbiamo tolto questa maschera fatidica. È stato un bel concerto, è stata una bella ospitata, insomma ci siamo divertiti. Mi fa molto piacere che molte persone si ricordino ancora le mie canzoni, insomma c'è tantissimo, moltissimo pubblico, la piazza è tutta piena e queste sono belle sensazioni davvero. Quanto è bello, tu hai calcato palcoscenici di ovunque, successi, tantissimi dischi venduti anche in Sud America. Quanto è bello nel 2023 risalire sul palco e trovare una piazza che ti ha accolto come era negli anni 90? Guarda, io in realtà non mi sono, grazie a Dio, non mi sono mai fermato. Certo, mi sono stati preclusi dei palchi molto importanti anche ultimamente perché c'è una sorta di guerra fredda, insomma, da parte degli addetti alle televisioni che contano nei miei confronti, perché c'è stata questa incomprensione col grande artista Claudio Baglioni. E quindi mi dispiace perché potevo anche molto recentemente partecipare a dei programmi molto importanti su Rai 1, ci stavo quasi dentro e alla fine mi hanno rimandato alla prossima edizione, speriamo bene. Si è capito in Italia, nel mondo dello spettacolo e della musica in particolare, che il vento un pochino sta cambiando, no? Finalmente c'è un ritorno alla riscoperta di quella che noi abbiamo sempre chiamato l'educazione sul palco. Il rispetto del pubblico, che la musica sia musica, che il cantautore faccia il cantautore. Tu che sei addetto ai lavori, lo respiri questo piccolo segnale di cambiamento? Beh, guarda, per me è fondamentale, a parte che io come persona sono così, al di là dell'artista, insomma, perché poi sul palco esce fuori veramente chi sei, a parte le maschere, a parte le trovate, le cose, ma se un artista esprime quello che è in realtà è autentico, no? Mi fa molto piacere e spero si ritorni a un tipo di musica, non dico più educata perché neanche le sdolcinature vanno bene, però diciamo un tipo di musica più musica con la M maiuscola, perché quella che ascoltiamo ultimamente sinceramente non è musica. Capisco i giovani, il mainstreaming, no? Che comunque come dire, ascoltando queste cose in pratica sono portati poi ad assimilarle come musica per loro, ma la musica non è questa, ragazzi, con buona pace di chi la fa. Poi io non sono né un giudice musicale, non sono, però sono un addetto ai lavori e questo tipo di trap, questi testi che vanno nel testo né capo né coda, insomma, non so quanto durino. Credo che ci sia adesso un'inversione di tendenza, speriamo bene. Chi proviamo a fare un pronostico, sia un'ipotesi. Il sogno nel cassetto è Sanremo prima o poi? Sanremo prima o poi, e di tornare a quel pubblico che io avevo, a quelle televisioni che io avevo, e ne ho fatte tantissime, insomma, Festival Bar, Vota la Voce, ho fatto Rai 1, Rai 2, Mediaset, ho fatto un sacco di telegiornali. Ma non è per la smania di tornare, credimi, perché io ho vissuto benissimo senza successo e potrei benissimo continuare a vivere senza. Però c'è un fatto importante, cioè a un certo punto c'entra anche l'autostima, c'entrano tante cose, per cui vedersi riconosciuto ancora un attimo, avere una seconda chance di tornare al grande pubblico sarebbe molto importante, sì. Io volevo chiudere in modo simpatico, noi siamo una web TV piccola che si chiama Ortica Social. Lo facciamo un saluto ai nostri telespettatori? Ma come no? Un carissimo saluto, ragazzi, a tutti gli amici di Ortica Social, da Roberto Anonimo Italiano. Mi raccomando, ascoltate sempre buona musica e in gamba, ragazzi. Ciao. Grazie Roberto. Grazie a voi.